E per chi comunque ha avuto ruoli anche amministrativi e non soltanto di minoranza o di senza responsabilità, sa benissimo che fare le cose è difficile rispetto a parlarne al pari. Detto questo, rimane un fatto, che il piano non è stato attuato. E oggi noi chiaramente vogliamo avere contezza della tempistica dell'attuazione di questo piano, perché quello è quello che interessa a noi. Mi chiedo su cosa, questo mi chiedo cosa, però per essere concreti, no? No, no, però no, scusa, posso qua, voglio finire l'intervento così poi. Su questo, da un punto di vista però, attenzione, generale, io lo dico, ma lo ripeto, probabilmente, non lo so, sentire dire queste cose può essere, dicevo, adesso ti sente incantato il disco, probabilmente dice sempre le stesse cose. Ma da un punto di vista di politica sanitaria, da un punto di vista generale di futuro per l'ospedale di Agnoli, che cosa vogliamo fare? Ma pensiamo che veramente ripresentare un piano sanitario, la struttura commissariale che dovrà presentare un nuovo piano operativo, e lo dovrà presentare e se lo dovrà far approvare dal Ministero e dal tavolo tecnico, e quel dare per scontato dell'ospedale di area disagiata, perché lo prevede il Balduzzi prevede che per avere il requisito di ospedale disagiata deve avere 60 minuti dal primo pronto soccorso e 90 minuti dal DEA di primo livello. Quando la dottoressa D'Innocenzo venne da Campobasso in 45 minuti a Agnone, una mattina, quando decisero che l'ospedale di Agnone non era un ospedale di area disagiata, perché un'ora e mezzo da Campobasso, quello che prevede il decreto Balduzzi, non c'era. È venuta qui, anche con i tabulati delle autoambulanze, diceva: voi questi tempi non ce l'avete, voi l'ospedale di area disagiata non avete i requisiti per averlo. Perché questo ci è stato detto, non so chi ci stava quel giorno quando vennero a fare la diretta Buongiorno Regione, e vennero la mattina alle 7 il responsabile, il direttore generale dell'ASLEM e il direttore della sanità della regione Molise. Quindi sono venuti qua per dirci: voi non avete i requisiti. Questo che cosa significa? Significa che avere quel riconoscimento, e anche il prossimo, non sarà una cosa scontata. Per avere quel riconoscimento ci ha dovuto aiutare la Regione Abruzzo, e mi dispiace che il consigliere Monaco, che è venuto qui, chiamato da noi, non è stato rieletto, è venuto ad Agnone e si è preso l'impegno, ha fatto approvare una mozione alla Regione Abruzzo, perché, ripeto, i piani sono due, quelli dell'attuazione di un qualcosa che già esiste, è stato varato, e in questo caso c'è il dottor Forciniti. Però gli interlocutori, quelli per quanto riguarda la prospettiva e quello che sarà il futuro della riunione, oggi qui non ce l'abbiamo. E quindi, secondo me, la prima cosa da fare è chiedere assolutamente un incontro urgente con i commissari, perché è da loro che dobbiamo capire, perché visto che sono di nomina governativa e quindi si relazionano col tavolo tecnico che prenderà tutte le decisioni, perché la sanità in Molise è commissariata, sta in piano di rientro dal 2007, e siamo arrivati a questo punto perché si è logorata dal 2007 in piano di rientro col blocco del turnover. Ma sapete che cosa significa? Cioè, se noi non guardiamo anche alla storia, non abbiamo la piena consapevolezza di quello che è accaduto, noi possiamo dire sì, ma Forciniti ci vuole chiudere l'ospedale, ma da Campobasso i medici non vogliono venire, che non andiamo da nessuna parte se non c'è consapevolezza da parte di tutti di qual è il problema. E il problema territoriale è forte, perché sul piano sanitario, sapete quel numeretto sta vicino all'ospedale di Agnone? 9.000 abitanti. Ma secondo voi può un ospedale, ma anche di area disagiata dove vale le distanze e non certamente il bacino di utenza, ma può sopravvivere con un bacino di utenza di 9.000 abitanti se continua a starci quel numeretto? Eppure, rispetto a questa situazione, lo sforzo che si stava facendo, io spero che venga ripreso, perché quello è fondamentale, quello sforzo di mettere insieme una parte di territorio più ampia e di fare anche gli accordi di confine, perché l'accordo di confine non è soltanto che ti danno il medico o il 118 così come era stato previsto, ma l'accordo di confine è che sul piano sanitario si possa inserire un bacino di utenza che prende anche una parte dell'Abruzzo, che oggi senza accordo di confine noi non possiamo inserire nel piano sanitario del Molise, perché di fatto ci sta una mobilità
se non c'è un accordo con l'altra regione. Quindi questo che significa? Che anche quella idea contro Solone e Trivento di quell'area dell'Alto Mediosanno nasceva proprio per mettere un numeretto vicino al piano sanitario, che non era 10.000 ma era 40.000 il bacino.